Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Magic Duels. Oggi ci troviamo per la prima volta su Kaladesh, nuova espansione che è uscita tipo un paio di giorni fa. Ed io subito mi lancio a registrare. Preannuncio che il video uscirà in ritardo e che potrebbero esserci dei disturbi audio barra video all'interno, nel senso che non tutto è configurato alla perfezione. Ho cambiato postazione, sono con il computer fisso questa volta, assemblato proprio in questi giorni passati e quindi spero che vada tutto bene e che non ci siano non ci sia audio troppo forte, troppo basso, ma dovrò configurarlo un po' vivendo, quindi vedremo. Carino così. Comunque noi dobbiamo andare su Kaladesh, scegliamo Kaladesh e ci lanciamo. Però non sento l'audio. Spero che voi sentiate qualcosa. L'ho abbassato parecchio perché più che altro il problema può essere il contrario, cioè che si senta troppo l'audio del gioco e poco il mio. Perché alla fin fine la cosa importante è il commentary. L'altro è carino da metterci sotto, ma vabbè. Allora, vediamo un attimo. Inizia duello. Vediamo come inizia la nostra avventura su Kaladesh. Tra i luminari della fiera spicca Saheli Raji, una delle inventrici più... o forse Saheli? Saheli Raji, una delle inventrici più brillanti di Kaladesh, sfoggia con orgoglio la sua abilità di fronte a una folla invisibile durante un incontro tra Tempralesti, un duello dove due inventori fabbricano le loro creazioni e le usano per combattere. Quindi noi siamo Saheli. O Saheli. Boh. Un blu rosso. Allora, abbiamo un po' di mana, abbiamo l'ingegnere dei totteri, me lo ricordo, questo c'era nella campagna Origins. Artefice solitaria. Chiatta del bazar di Bomat. Quando la chiatta del bazar di Bomat entra nel campo di battaglia, pesca una carta. Manovrare 3. Oddio, perché mi chiamano adesso? Più tardi. Scusate. Veicoli. I veicoli sono artefatti che possono diventare creature artefatte fino alla fine del turno grazie all'abilità manovrare. Per manovrare un veicolo tappa una qualsiasi numero di creature stappate che controlli con forza totale almeno pari al valore di manovrare. Ok, quindi devo tappare creature per un numero di forza e quindi diventa una creatura artefatto il veicolo. Cioè, in pratica è un macchinario che ha bisogno quindi di creature per farlo funzionare. Allora, scintille della saldatura istantanea infliggono X danni a una creatura bersaglio dove X è 3 più il numero di artefatti che controlli. Ok. Non mi esalta particolarmente questa mano, eh. Credo che pescherò una nuova mano. Allora, 3 ne abbiamo. Ok, di mana, sempre apprendista dell'inventore. Ok. Ok. Quando il ingranaggio di Ghira pure entra nel campo di battaglia, metti sul campo di battaglia una pedina creatura artefatto Totter 1-1 in colore con volare. Occhiale degli inventori, artefatto equipaggiamento, la creatura equipaggiata prende più 1 più 2. Ok, no, questa mi piace abbastanza. Giocherei questa appunto così giochiamo già subito l'apprendista dell'inventore. Che tra l'altro si può potenziare dopo se per caso abbiamo un artefatto. E con questo dovremmo poter... Sì, perché c'è un gioca un Totoro quando entra in campo. Sì, andrei con l'isola, appunto, però non abbiamo niente da fare per ora. Quindi continuiamo, andiamo ad attaccare. Non so come, mi sembra più fluida anche l'animazione e tutto.
Non so se è stato un cambiamento di Magic o se è un cambiamento mio perché ho la scheda video Super Power adesso e quindi. Magari effettivamente anche le prestazioni grafiche sono diverse. Non ho guardato le configurazioni a livello di grafica, ma. Anche perché, vabbè, Magic non è un gioco che lo giochi per la grafica, ma. Tutte le altre creature e artefatti che controlli prendono più uno. Ma io giocherei più che altro questo, perché mi gioca anche un Totoro, cioè io non ho creatura artefatto, quindi io giocherei questa per avere il Totoro in modo che mi potenzi anche l'apprendista dell'inventore, che fin tanto che lui non ha niente per parare, posso utilizzare per andare all'attacco. Tanto capo della fonderia posso giocarlo il turno dopo. E anzi, avrò un Totoro il turno dopo con più potenza rispetto a quanto non avessi avuto. Cioè, posso attaccare con un Totoro potenziato dopo. Allora, artigiano broccio lucente. Fabbrica 1. Quando questa creatura entra nel campo di battaglia, metti un segnalino più uno su di essa. O crea una pedina creatura artefatto servo meccanismo 1-1 in colore. Ok. Credo che creerà la pedina. Allora, giochiamo l'isola, ma io mi sentirei di giocare il capo della fonderia adesso perché ora che ho il Totoro volante, averlo potenziato mi va bene. Ah, ho anche abbastanza mana per giocare l'apprendista dell'inventore, in modo da avercelo anche potenziato per il Totoro che ho in campo. Mi dice di andare ad attaccare con questo, potrebbe essere anche una buona idea, dato che comunque può bloccarmi anche con l'artigiano braccio lucente, ma ci muore. Ah, ok. Ok, decide di perderle. 1-1. Ci sta? Ci sta perché adesso è in una situazione di netto svantaggio perché ha solo il servomeccanismo. Vediamo che cosa va a giocare. Pioniera della propulsione. Volare. Cribbio, questo non ci voleva. Fabbrica 1 o mette un più uno su di essa o un servomeccanismo. Io lo terrei su di essa il più uno. No, ok. Beh, meglio per me, perché così se per caso dovessimo andare ad attaccare col Totoro, lei ci muore. Allora, artefice solitaria. Ho due artefatti. Ah, questo conta come artefatto, sì. Ci sta. Sì, la gioco e andrei a distruggere questa. Due danni alla pioniera della propulsione. Perché a volare? Gli occhialoni dell'inventore, com'è che funziona? Prende più uno, più due. E ogni volta che un artefice entra nel campo di battaglia, puoi assegnargli gli occhialoni dell'inventore. Senza pagare, immagino. Non so se mi convenga mettere un più uno a qualcheduno. Tipo il Kerengra. Ma no, io lo terrei più tardi. Per più tardi, sì. Gli occhialoni dell'inventore per potenziare magari qualche creatura più importante. Mentre l'attacco. Ah, con tutto e tre. Eh sì, ok, perché quello ci morirebbe easy. Me ne blocca un paio? O lascio passare tutto? Sì. Sacrifica i due artefatti. Un servomeccanismo andato e un servomeccanismo andato. Ottimo, così non ha creature. Per ora siamo in una buonissima situazione. Questo a raggiungere. Comunque, tutte creature che creano dei servomeccanismi. E l'ha creato in questo giro.
Mettere questo sul totter. Ma intanto gioco questo. Ah, ma mi basta ancora il mana comunque. Ah, posso. Però ho solo due artefatti, non lo uccido. Vero? Però se mi blocca il tottero è morto. Mi dice di attaccare anche con quello, ma io non attaccherei con quello effettivamente. Ok, bueno. Bueno, in combo con l'altro ha fatto sì che lui perdesse due creature e io nessuna. Ah, tra l'altro sono incopertato qua perché ho freddo. C'è un bel copertino. Che dolce. Questa coperta che mi abbraccia. Allora, pappapero. Siamo in un'ottima situazione, credo che a questo punto la partita sia quasi finita perché lui non ha o ha qualche creatura o cioè più che creatura incantesimo che fa piezza pulita o ha perso. Questo è di nuovo quello che ho a raggiungere. Forgia vita elfico. Che è lo stesso avatar di questo artigiano di Altaguglia. Veicoli? No, grazie. Occhialoni dell'inventore. Ma sto giro sì, mettiamoli sul tottero, tanto per... Ok. Quello non ha abbastanza mana per poterlo giocare il demolitore calcante, che è una roba mostruosa. Ha bisogno di 5 creature per andare all'attacco, ma... Tanto con quello non mi bloccherà lui. Ah, invece sì. Ma comunque ci ha perso lo stesso, mi pare che... no, infatti 2, 4, 6, lui aveva solo 5 di vita. Per un punto, ma la chiudiamo subito, senza alcun tentennamento. È andata davvero bene questa. Lui è stato sfortunato perché non ha avuto nessuna creatura interessante e ha sempre sacrificato tutte le sue creature per farcela. La fiera attira un enorme pubblico, ma Liliana riesce a individuare una figura incappucciata che si aggira furtivamente nella zona. Chi è Jace? Riconosce subito. Liliana è sicura che l'individuo abbia qualche relazione con la minaccia di cui ha parlato Dovin Ban. Allerta immediatamente Chandra e torna per richiamare i rinforzi. Chandra si lancia all'inseguimento, quindi non è Jace. A Chandra, eccola qua, non l'avevo neanche vista. Chandra e Liliana. Però mi piace di più l'altra ragazza, quella che abbiamo usato adesso. Controllo solo quanto stiamo registrando. 15 minuti. No, non saranno mai 15 minuti. Perché ho dovuto tagliare una prima parte in cui ho fatto prove audio. Quindi. Però direi che per questo episodio può essere tutto lo stesso, anche se sarà venuto poco più di una decina di minuti. Perché non so quando avrò il tempo di renderizzarlo e di caricarlo, quindi preferisco fare magari un episodio un po' più breve e gestire meglio i prossimi episodi. Poi se aveva dei problemi di audio, almeno adesso vado a controllare e sistemo tutto. Quindi io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso l'aveste già fatto, lasciare un commento qui sotto e come diceva qualcuno, e non lì sopra. E niente, ciao e buona giornata a tutti.